tra le donne che hanno saputo tenere banco in questi anni, riuscendo anche ad attirare attorno a sé un grande consenso da parte del pubblico, c'è senza dubbio Ambra Angiolini. Stiamo parlando di una delle donne che meglio rappresentano il grande cambiamento sul piccolo schermo, essendo stata il volto di una delle emittenti più importanti nel nostro paese. Ambra ha preso in mano l'occasione, diventando il profilo di punta di un programma diventato iconico, come non è la Rai. Sono passati ormai diversi anni da quel grande successo, e la carriera di Ambra ha anche avuto una grande evoluzione. Senza dimenticare poi l'altra importante storia d'amore finita con Francesco Renga. Anche in questo caso i due hanno avuto un legame molto intenso, che ancora oggi li tiene uniti anche se in maniera diversa rispetto al passato. Insomma, la vita sentimentale di Ambra non è stata molto serena, e le luci del chiacchiericcio mediatico sono puntate addosso a lei ormai da tempo immemore. Nella sua vita Ambra ne ha dovute passare tante. Ha raccontato ad esempio, come riportato da Controcultura, che ha avuto anche dei problemi con la bulimia. Una patologia gravissima che ha evidentemente condizionato la sua vita, ho sofferto di bulimia. Ne sono uscita grazie alla radio, ma un po' si resta bulimici per tutta la vita. Vuol dire anche amare tantissimo e desiderare tanto di essere amata, le parole di Ambra. Quando fa freschino, ha scritto Ambra su Instagram, pubblicando le immagini di lei in macchina con un giubbotto addosso. Insomma, un abbigliamento che non è esattamente contestuale con quella che è la situazione attuale, almeno nel nostro paese.